Salve a tutti amici di YouTube, oggi come leggete dal titolo un'altra piccola recensione, un'altra velocissima recensione che poi semplicemente è un video di vendita, però al contempo faccio anche una breve recensione, così anche se qualcuno vuole acquistare sa cosa sta acquistando. Allora, stiamo parlando della K74U, quindi il piccolo di casa K della ICS, fucile comprato da poco. Però mi sono accorto di aver sbagliato acquisto e semplicemente non era quello che stavo cercando, e quindi adesso lo metto in vendita. Per l'acquisto o mi scrivete su WhatsApp o mi scrivete sulla pagina Facebook, vedete voi come vi pare a voi. Lo vendo a 260 euro spedito, calcolando che è nuovo, e al nuovo sta mi sembra 330 euro, mi pare che l'ho pagato, quindi lo vendo a 260 euro spedito con corriere eccetera eccetera, e poi vabbè, per il pagamento ci accorgiamo durante la contrattativa su Facebook o WhatsApp. Bene, partiamo con la recensione. Abbiamo un calcio a stampella classico da K74 con suo pulsantino che permette di chiuderlo e l'altro pulsantino che è qui all'interno che permette di sganciarlo, e è completamente in metallo e parte il grip del motore, questo qui, e le guancette che sono in vero legno. Dispone chiaramente di sicura raffica e singolo. Le sentiamo subito. Allora, partiamo con qualche singolo. Veramente bene. Dopo facciamo anche una prova al crono, così vi faccio vedere che vendo una ASG a norma al joule. Abbiamo una culatta fissa che non si stacca dal corpo come gli altri AK, ma rimane fissa tramite questo pernetto, che potete comunque togliere, però non serve a niente, e tiene bloccata la guancetta superiore. Ora non sto qui a smontarmi, vi faccio vedere comunque. Ecco, tirando su, attenzione alla molla, qui c'è tutto il cavo con il fusibile da auto dell'ICS, classico fusibile ICS. Ora non riuscirò mai a rimetterlo in questa, cerco, ci riesce, e niente, chiudere, un po' antipatico. Aspettate, ok. Vendo con chiaramente la dotazione originale, ho anche la scatola e tutto quanto. Ora non sto qui a farvela vedere. Spegnifiamma in metallo classico da AK74U, che si differenzia, dicevo, da questo, che è il spegnifiamma da AK74 classico, quindi K74M, N, eccetera eccetera. Vedete la differenza? È una specie di tromboncino, ma questo è classico da AK74U. Non c'è nient'altro da dire, è una cosa molto veloce. Vabbè, chiaramente l'op-up si regola tirando indietro la leva di armamento tramite la levetta qui all'interno. È un po' antipatica, ma con un cacciavite riuscite a regolarla perfettamente. E vendo, chiaramente, come ho detto, con dotazione originale, quindi il fucile e il caricabatterie e l'astino pulisci-canna, credo ci sia ancora all'interno della scatola. Tacche di mira in metallo, e niente, la cinghia è originale russa. Adesso se la volete sono altri 10 euro. Qui non so se riuscite a vedere, ma c'è una specie di timbro russo, vabbè, poi nel senso, no, non si vede magari nel video, però quindi per la cinghia sono altri 10 euro, quindi se volete anche la cinghia sono 270 spedito. E vabbè, come avete visto, la batteria si ripone sotto la culatta, eccola qui, attaccando i fili in fondo. Lo smontaggio è molto semplice, vabbè, classico da ICS,
non si divide a metà il gearbox come quelli M4, però qui l'hanno rimontato bene. Cristo, mi fate smontare tutto, cazzo. Olè, perfetto. E niente ragazzi, quindi scrivetemi su WhatsApp o su Facebook. Adesso facciamo un test crono, quindi faccio vedere che vendo l'SG al Joule. Così non ancora. Ah, un'altra cosa mi sono dimenticato, ho fatto una modifica qui all'aggancio per il caricatore, l'ho rialzato leggermente perché mi dava problemi con i caricatori non ICS a incastrarsi. Invece con questa modifica adesso il 90% dei caricatori che girano nel mondo dovrebbero entrare e pescare. Io ho provato i CIM, ho provato i GEP, ho provato gli LHT, ho provato gli ICS, quindi quelli maggiori diciamo li prende tutti con questa piccola modifica. Quindi adesso facciamo la pronta test croni e poi ci salutiamo. Bene ragazzi, come avete visto la SG al Joule, vi invito a lasciare un pollice in su, mi raccomando sbrigatevi perché credo che dopo qualche giorno che ho pubblicato il video lo metterò sui mercatini e quindi se lo volete sbrigatevi, se no andrà sui mercatini e non credo avrò difficoltà a vendere questo, molto richiesto. E niente, ci vediamo con un prossimo video, ciao a tutti!